cambia il vertice di Confesercenti Arezzo e Mario Landini il nuovo presidente. L'elezione è arrivata all'unanimità durante l'assemblea provinciale. Landini rimarrà alla guida dell'associazione di categoria fino al 2021. Speriamo di poter essere all'altezza e poter fare un buon lavoro, cercando di aiutare le imprese che in questo momento sono in grossa difficoltà, anche nella nostra città. Ripresa dello sviluppo economico e dei consumi, uno dei punti salienti delle linee programmatiche del neo presidente. Noi pensiamo che il settore manifatturiero, che ha sostenuto questa città negli ultimi 50 anni, diciamo, della sua storia, non riesce più a dare le risposte per poter riassorbire la disoccupazione, i problemi che ci sono in questo momento. E quindi noi pensiamo che l'unico settore veramente da sviluppare e che finora non è stato abbastanza sviluppato sia il settore turistico, perché anche se guardiamo dei dati recenti vediamo che Arezzo ha 1.200.000 presenze annue di turisti che non rispecchiano le potenzialità che questa città potrebbe avere. Altro tema a cuore a Landini è quello della sicurezza. Tramite un accordo con l'amministrazione comunale ho potuto installare le telecamere in San Clemente, insomma nella zona della Catona. E questo è un piccolo contributo, ma insomma, ecco, la nostra intenzione è di dare tranquillità e sicurezza anche oltre a chi passeggia per le strade, anche chi ha dei negozi aperti sulla strada, che è esposto a tutta una serie di problemi. Spetterà inoltre al neo presidente accompagnare l'associazione di categoria nel percorso di aggregazione della cosiddetta Toscana Sud-Est, unendo così Arezzo con Siena e Grosseto. Molti servizi tipo l'acqua, tipo Sei Toscana, per esempio i rifiuti, stanno assumendo dimensioni se non regionali ma quasi, e quindi per andare a discutere, contrastare, portare i nostri problemi all'attenzione di queste strutture c'è bisogno di una organizzazione un po' più ampia, robusta, che possa incidere su decisioni che altrimenti ci vengono dall'alto.